Aspetta, ho sbagliato cappello. E benvenuti in questo nuovo video del vostro vichingo preferito. Lo aspettavate in tanti questo video, perché questo video richiede un grande senso di sacrificio. Ma io non mi tiro indietro, cari vichinghi. Se sono qui è per la specie umana, è per far sì che il nostro popolo sopravviva. Ebbene, come avete letto dal titolo, oggi il vostro vichingo si sottoporrà ad una prova impossibile. E quando dico impossibile, è impossibile. Ai, mi sono fatto pure male al dito. Proverà il tappeto con i chiodi, rischiando la sua schiena e rischiando le cervicali che già c'ho. E adesso la sfida di oggi. Se questo video arriva a 10.000 like, io giuro che faccio un video in cui mi levo una cacca. Lo faccio sul serio, proprio stavolta la stacco con le mie mani, senza pietà. Qui siamo vichinghi e i vichinghi fanno sul serio. Quindi cosa state aspettando? Lasciatelo questo pollice in su, distruggete di like questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella se volete essere anche voi dei piccoli vichinghini. E chissà quante volte avrò sputacchiato per urlare in questo modo. Ormai vi conosco, miei mattacchioni, lo so cosa state aspettando. Voi volete vedere il prodotto che c'è all'interno di quella scatola? Adesso vi accontento. Una volta che vi faccio vedere cosa c'è all'interno, mi raccomando, non cominciate a urlare dalla paura, eh. Non voglio fifoni qui. Ok, sto sudando. Meno male che ci sei tu, amore mio. Vi presento un oggetto strano che ho trovato sul web e che ho deciso di acquistare per farlo vedere a tutti voi. Questo è il prodotto di oggi. Dovevo fare spazio. Ebbene, all'interno di questo fagotto c'è un tappeto di chiodi. Non sono i classici chiodi che voi conoscete e che conosciamo un po' tutti, sono dei chiodi un po' diversi, ma che comunque fanno lo stesso male. Questo l'ho letto dalle recensioni e oggi andremo a vedere se il vostro vichingo riuscirà a mettere la schiena, quindi a sdraiarsi su questo tappeto. A questo punto vi starete chiedendo a cosa può servire un tappeto di questi chiodini. Ve lo spiego subito, cari vichinghi. Questo è un tappeto per agopuntura ed esattamente serve per il mal di schiena. Spacchettiamo. Quanto sono contento quando devo spacchettare. Certo, in questo caso un po' meno, perché sapere che c'è un tappeto di chiodi con un cuscino di chiodi, perché ragazzi, non lo dimentichiamo, c'è anche un cuscino di chiodi. Non è di certo una cosa bella ed entusiasmante, però non vedo l'ora di provarlo, al contrario di quello che si può pensare. Apriamo il nostro fagottino. Ok, ma cosa abbiamo qui? Cioè, guardate qua, sembra la bocca di un coccodrillo. Scherzavo. Sono emozionato. Srotoliamo il tutto ed eccolo qui, ragazzi, il nostro tappetino di chiodi. Ai, però fa vero male. Con il cuscinetto spillato anche lui, guardate. Sembra innocuo, ma non lo è. Fanno veramente male, guardate qua. Ma non ho capito, come fanno a starci sopra? Ci sono addirittura persone che si tolgono anche la maglietta e si appoggiano sopra, ma non ci fanno male. Ragazzi, vado a mettere la mia mano così. Applico, ai, un po' di pressione. Lo tengo giusto qualche secondo. No, vabbè, guardate qua, cioè, mi ha bucato la mano. Ho la mano che sembra una racchetta da tennis. Ok, cari vichinghi, ricapitolando, abbiamo questo tappetino che praticamente serve per distendere tutta la schiena. E poi abbiamo, aia, questo cuscinetto per le cervicali. Questo va messo qui. Ovviamente va utilizzato, secondo me, dopo una certa età, perché quelli più piccolini non lo possono usare. Poi ovviamente non lo so, ci sono tutte le istruzioni online quando l'ho comprato. Ragazzi, io ve lo dico, non lo provo senza maglia, perché alla mia schiena ci tengo e non so come mi finisce. Quindi lo proverò con la maglietta, ma proveremo anche le nostre mani. E per i più coraggiosi, udite udite, ci cammineremo sopra. Che facciamo? Iniziamo? Distendiamo le braccia con le mani.
Non fate caso alle mie mani rovinate, però, ragazzi, insomma, non c'ho le mani da principessa. Allora, devo dire che alle mani a tratti è anche rilassante, quindi, insomma, questo coso funziona. Tutto sommato funziona. Il problema è quando ti muovi. Se ti muovi e fai tipo così, senti un po' di dolore, però automaticamente stimola tutta la circolazione. Guardate qua. Un alveare di buchi. Anche questa mano è diventata una racchetta da tennis. Aia. È inutile girarci intorno, tanto prima o poi ci devo arrivare. È arrivato il momento di stendermi qui. Se volete darmi coraggio, cosa dovete fare? Spolliciate come i vichinghi. Ad ogni pollice in su un chiodo sparirà. Quindi mi raccomando, tanti pollici, meno chiodi. Adesso solo per voi, il vostro vichinghello si sdraierà qui, come un vitello. Se non dovessi farcela, ricordatevi una cosa molto importante. Il vostro re dei vichinghi vi voleva bene. E ve ne vorrò per sempre, cari vichinghi. Adesso basta la cremuccia. Adesso si va sul serio. Chi è con me? E voi urlate, io. Chi è con me? Bravi. Vi sento, io sento tutto. Lo devi fare, vichingo, lo devi fare assolutamente. È bello. Certo, un po' male qui sul collo fa perché giustamente è la parte scoperta. Però tutto sommato nella schiena va tutto bene, ma solo perché ho la maglietta. È arrivato il momento di darvi un parere onesto. Secondo me è meglio mettere un lenzuolino sopra questo tappetino, spogliarsi tranquillamente e appoggiarsi sopra. Il collo mi fa malissimo, ragazzi. Guarda che bello quando si dondola e automaticamente si circola tutta la circolazione della circolaggine. Allora, ragazzi, lo devo togliere perché questo mi fa malissimo. Cioè, veramente questo fa male. Preferisco senza, così. Certo, non sono il massimo della comodità, però ci va qualcosa sopra. Una cosa che non vi ho detto è che questi tappetini sono praticamente lavabili. Cioè, tu apri così, all'interno tiri fuori questo e lo puoi anche lavare. Se sudi come me eccessivamente, va anche bene. Adesso me ne sto 10 minuti così e poi vi faccio sapere che effetto fa. Inizia a dare fastidio anche alla mia schiena e spero non mi faccia finire le magliette, altrimenti che cosa faccio? Devo buttare una maglietta ogni volta che mi faccio un trattamento? Cari vichinghi, non potevo chiudere questo video facendo la figura del codardo. Ho deciso di provare il tappeto senza la maglia, perché altrimenti non c'è gusto. Cosa ci sto a fare qui se non riesco a sedermi su un tappeto di chiodi senza maglietta? La prova delle prove dell'estremo. Vado. Aiii. Ah, che dolore! Ah, che male, che male. Aspetta, non riesco a stare in equilibrio. Sono sopra da qualche secondo e mi sta per esplodere la schiena. Ragazzi, non ce la faccio. Ai, 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 che dolore. Bene, ragazzi, questa è la mia schiena. Io mi renderò conto dopo di quello che è appena successo. Spero soltanto non ci sia nulla di grave. A questo punto, a voi l'esito. In che condizioni è la mia schiena? Scrivetelo qui sotto in un commento. Siamo arrivati all'atto finale. Togliamo via le mie amate tappinelle e adesso proverò a salire con tutto il mio peso corporeo qui, su questo tappeto. 80 kg di vichingo massello proverà a salire qui, su questo tappeto di chiodi, sperando di non rimetterci i piedi, anche perché mi servono, perché poi non posso camminare. Ce la puoi fare? Si tocca? Sì. Com'è, calda? No. Io ho un po' paura, ragazzi, perché, insomma, non è una cosa che faccio tutti i giorni, eh. Ai, 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 aspetta. Mamma mia, che sensazione strana. No, vabbè. Ragazzi, non riesco a stare in equilibrio perché mi fa un po' il solletico sto coso. Ma non ho capito, fa i chiodi o fa il solletico? Non dobbiamo mollare, vichingo. Ce la possiamo fare. Piano piano. Incredibile. Guardate come riesco a resistere bene. Ok, a tratti è anche piacevole. Mi fa male il tallone. E dovete considerare che ho anche le calzine, che si stanno per bucare. Guardate il mio pollice come vuole esplodere. Resisti, pollice. Prima o poi taglierò le unghie. Che male, ragazzi. Non ce la faccio più. Ok, è finita. Aia. Cari vichinghi, è arrivato il momento di tirare le somme e di fare le tabelline, perché anche quelle sono importanti. Sicuramente questo aggeggio nasce con il fine di fare del bene, ma non so quando e quante volte lo utilizzerò.
anche perché ci stavo rimettendo la schiena. Che dire, spero di avervi fatto divertire anche oggi con questo video super divertente dove proviamo cose strane. E se siete arrivati a questo punto del video, ho un'altra piccola sfida per voi. Oggi ho deciso di salutare uno di voi con un messaggio vocale direttamente sul mio Instagram. Quindi, se ancora non mi seguite, cosa state aspettando? Correte sul mio Instagram e seguitemi. Poi lasciatemi un bel messaggio in direct scrivendo di aver visto il video, così capirò che state arrivando da qui. Sceglierò a caso uno di voi e gli manderò un bel messaggio vocale. Per questo video di oggi è tutto, noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao!